Dunque, c'è un piccolo problema. Pensavo di aver premuto REC, invece non ho premuto nulla. Quindi mi tocca rifare i duelli che ho appena fatto. Per fortuna non ho fatto il terzo, che è forse quello più importante che ci introduce alla storia. Quindi, ciao a tutti ragazzi, io sono Andrink91 e bentornati su Yu-Gi-Oh! Ho già fatto questi due duelli, appunto, duello punitivo e una runner da recuperare, ma li rifaccio velocemente. Praticamente c'è sto tizio, il signor Armstrong, che ha trovato delle riviste da contrabbando, quindi riviste o se, nella cella di Tanner. Allora, Yusei si mette in mezzo e gli fa: senti un po', facciamo così, sfidiamoci a duello e se vinco tu lascerai perdere questa cosa e tutti quanti amici come prima. E lui fa: va bene, però se perdi ti punisco, ma solo a me. Ok? Solo lui verrà messo in punizione. Da tutti quanti che vuole punire, ha solo Yusei. Storytelling 101. Lui pensava che io non avessi carte, ma tutti quanti gli altri compagni di cella ci hanno messo le carte, hanno fatto un po' un deck particolare che fa schifo, però almeno possiamo combattere contro il signor Armstrong. Vai. La prima volta mi ha asfaltato perché mi ha distrutto il deck, mi ha fatto scartare 50 carte nei primi due turni e quindi ho perso. Mentre la seconda volta l'ho aperto io perché non mi ha neanche toccato. Gli ho fatto tipo 6.000 danni in pochissimi turni. Cioè un solo danno da 6.000 più gli altri 2.000 che ho fatto prima. E mano. Ecco. Va bene. Manda al cimitero una carta per questa, che non ci faccio un'altra. Oh, santo cielo. Santo cielo. Questa mi piacerebbe però, eh. Questa. Buono. Buono. Dunque, mettiamo coperta bombardamento delle rovine, perché lui ha un deck che mi fa perdere praticamente tutto. E possiamo già attivare l'effetto. Ci prendiamo 400 punti di attacco e di difesa anche. No, difesa, ma solo attacco. E iniziamo allora. Ho 300 punti di attacco, non 400. Vabbè, però, oh, abbastanza per sconfiggere uno dei suoi mostri. Questa non la metto coperta perché mi dà solo noie. Non ho carte che possono aumentare e diminuirmi l'attacco. O meglio, ce l'ho, ma usando quella carta vanificherei totalmente il mio sforzo. Quindi, boh, andiamo avanti così per il momento. Assalitore notturno, metterei veramente Matasa, l'assassino fulmineo, che può effettuare un secondo attacco, il che è una cosa right und giusta. Un momento. Perfetto. Perfetto, allora, e uno. Wata! E Wata! Mi ricordo un'altra carta che era Spadaccino Hayabusa che attaccava due volte, ma aveva l'attacco più basso, più forte forse, 1100 aveva? O più basso, non ricordo di preciso. Però utilizzavo molto di più quella che no Matasa. Azzardo. Ma se ha 6 o più carte nella sua mano. Uomo calcio, vai, evochiamo uomo calcio. Qua il Gustav, predone del caos, perfetto. Va, ragazzi, lo stiamo devastando. Lui prima mi ha, nel primo duello, mi ha proprio distrutto il deck con la larva, quella che quando la giri ti fa scartare 5 carte. Aveva due carte del servitore di tombe, com'era, quello che ti fa scartare ogni volta che dichiari un attacco. Insomma. Era un po' palloso il suo deck, eh? Molto, molto. Cioè, il suo deck, il suo set di carte in campo era molto noioso. Fatto, molto facilmente l'abbiamo rifatto. Quanto ci ho messo? 3 minuti? Con intro e tutto? Beh, abbiamo vinto. Non lo dubitavo, però lui. No, no, mettetelo in punizione. E l'accordo? Non c'è nessun accordo. Allora, Rex Goodwin, che fa? Veramente ho visto l'intero duello e tu, Armstrong, hai perso. L'unica persona ad andare via sei tu. Ma signore, non può. E invece sì. Non vedo come la struttura possa essere gestita efficacemente se non esiste alcuna fiducia tra guardie e detenuti. Inizia a fare le valigie, sei licenziato. Ad ogni modo, Tanner, insieme agli altri detenuti, ci fa avere qualcosa che ci può aiutare a riprendere la nostra Duel Runner. E ci consegna una carta mostro. Ho sentito le guardie parlare del tuo bolide, l'hanno confiscato e portato al deposito. Porta questa carta al negozio chiamato Bootleg, ordina del latte e chiedi di blister. Tutti quanti quei magheggi necessari a far capire che tu sei amico di una persona fidata. E si fanno in genere nei film. Lazar, un pagliaccio, non ti capisci che roba è. Sei sicuro? Se lo lasci andare potremmo perderlo per sempre. Ah, ma è Gu, stai parlando con Goodwin, certo.
È ovvio che il marchio del drago di Yusei non comparirà mentre è rinchiuso nella struttura. Loro sanno cose che io non debbo sapere. Inoltre, non ho mai detto di lasciarlo andare. Hai intenzione di rintracciarlo se è così furbo? Ma cosa sono delle avance? Con Yusei libero di vagare a Nova Domino, ho selezionato un gruppo speciale con il compito di tenerlo sotto sorveglianza. Intanto noi con Yusei andiamo alla discarica, da qualche parte, insomma, bootleg, a riprenderci la nostra Duel Runner. Finalmente, eccolo qua, agente Trudge. Questo si immischia negli affari di Yusei quando non dovrebbe. Io spero, o meglio, spero che non ricompaia altre volte, perché io non ricordo se poi questo qui è una ricorrenza pallosa nel mondo di 5Ds. Ad ogni modo, lui pensa che noi ci siamo intrufolati senza permesso a riprenderci la Duel Runner e allora, ah, ti manderò in galera un'altra volta e noi un'altra volta lo sconfiggeremo. Forza! La cosa buffa è che io ho vinto in una maniera piuttosto particolare, boostandomi l'attacco a 1000, quando poi mi sono reso conto che non stava registrando nulla e mi sono messo a piangere. Dunque. Wow. Allora, aggiungiamo un Tuner Synchron dal nostro deck. Ok, tu, Rottame, ovviamente. Allora, vediamo un po'. A questo punto andiamo in Battle Phase. Attiviamo l'effetto della carta, andiamo a 1800 punti d'attacco e attacchiamo. Ah, questo me ne evoca altri due. Santo cielo, no. Ah, solo uno? Ah, ok. Ah, perché prima la carta con effetto, sì. Aveva attivato una carta trappola che glieli faceva evocare tutti. Meglio così. Blocca portale. Santo cielo, no. Cavolo, questo. E mo'. Ah, sì, posso attivare l'effetto della carta, certo. Beh. Vorrei ben vedere. Metto questa coperta e questa la metto in difesa. Non posso fare altro. Ah, posso evocare Guerriero Torretta. Allora, facciamo un attimino. Evochiamo per scoperta questa. Questa la evochiamo specialmente mandando questa. Ok, in attacco. Guadagna l'attacco originale del mostro che ho usato come tributo, quindi va a 2100. Ma posso evocare normalmente Rottame Synchron e grazie al suo effetto riportare sul campo Guerriero Velocizzato. Qui. In difesa va bene. E ora possiamo evocare Sincro. Guerriero Rottame. Facendo così e così. Buono. Vai qui. Bene. A questo punto possiamo attaccare e distruggere questa. È andata benissimo. Per forza devo usare questa per evitare brutte sorprese. Per evitare. In cima al deck, va bene. Non lo so cosa abbia voluto fare. E. Ti pareva che evocava quello. Guardalo, attacco ripetuto, certo. Ciao, eh. Ah, certo che attivo la carta. Non sono mica scemo. Ti lo sei dimenticato? Il computer attacca solo se. Proprio se vede mostri più deboli, attacca comunque. Guarda, ti finisco col porco spino, che è più un criceto che un porco spino. Di porco spino solo i bulloni sulla schiena, che dovrebbero rappresentare gli aculei. Durante la fuga, Yusei schiantò il suo Duel Runner in un vicolo e rimase privo di sensi. Per fortuna fu salvato dai gemelli Leo e Luna, che diventarono i suoi migliori amici, a quanto pare. Benvenuto alla Fortune Cup! Oh, yes! Si sta svegliando! Ma chi siete? Ti abbiamo trovato nel vicolo sottostante. Così ti abbiamo portato qui. Mi chiamo Leonard, ma chiamami Leo. Questa è mia sorella Luna. Siamo gemelli. Non gemelli identici. Lei è una lei e io sono un lui. Sì, si era un po' capito dal nome. Tu chi sei, signore? Come ti chiami? Non lo so. Non ho mai incontrato nessuno con l'amnesia. Cosa dell'altro mondo. Devi essere un duellante, se sei proprietario di quel potente Duel Runner. Questo invito alla Fortune Cup ti dice niente? La Fortune Cup? Sì, è un grande torneo tra un gruppo di persone che la Kaiba Corporation ha selezionato in modo casuale. Sarà una grande competizione e indovina, mi hanno scelto! Yeah! In realtà hanno scelto me. Sì, ma lei ha troppa paura, quindi farò finta di essere lei a vincere il torneo. Nessuno crederà che tu sia me, Leo. Metti un paio di tette finte e vedi come va. Jack Atlas ha detto che durante un duello è possibile scoprire la personalità del duellante. Così se duellerai con me potresti ricordare chi sei.
Non è una cattiva idea. Già. Ah, eccolo qua, è tornato l'agente Trudge. Yusei, sono qui per arrestarti. Hai intenzione di obbedire tranquillamente? Agente Trudge, non dovresti essere di guardia al chiosco candele e calendari presso il centro commerciale di Outer Rim? Ah, ah, ragazzi, ora sì che si gode. Non interferire con le investigazioni, piccoletto. Sono l'agente speciale Lazar, io lavoro per il direttore generale e sono il tuo superiore. Come Dio, oh! Signor Yusei Fudo, voglio invitarti alla Fortune Cup. Se ti rifiuti, arresterete 4 amici a satellite per il reato di... Mi inventerò qualcosa? Cioè, Yusei non si ricorda chi è, ma si ricorda chi è Jack Atlas. Ho sentito che sarai la Fortune Cup. Propongo un affare per te e il tuo drago polvere di stelle. Se vinci, puoi tenerti la carta. Se vinco io, la prendo per me. Poi saremo a posto. A posto? E i miei amici? Di che stai parlando? Me l'ha detto Lazar, il tuo amico dei capelli viola. Se non duello, loro pagheranno. Allora avrai sicuramente bisogno del tuo drago polvere di stelle, non è vero? Tra l'altro, Lazar si è assicurato che la Rosa Nera ricevesse il suo invito e duellerà con Yusei! Ben presto il drago Kremi si ritornerà! Intanto siamo pronti per il primo duello. È Gregor contro Luna. Voglio dire, Leo, sì, va bene. Anche il robot si confonde. Signorina Luna, lei ha una stretta di mano molto forte. Tutti a scuola mi chiamano maschiaccio. Quindi io devo vincere a quanto pare, perché... Dato che sono il cattivo, Greg, cattivo insomma, sì, personaggio che non è uno degli amici di Yusei, devo vincere. Iniziamo per secondi in questo duello contro Leo, vediamo un po' di riuscire a vincerlo, magari ce lo portiamo a casa. Wow, che belle carte. Sono molto fiero di quello che ho. E qui già iniziamo malissimo. Quel livello è 4, wow. Mai nella vita proprio. Attivo subito. In realtà vorrei attivarla subito la spada rivelatrice. Voglio un attimino vedere, perché se lui attiva carte magia, tipo quella del terreno, potrei infliggergli un bel po' di danni. Stereomorfo tronico, wow, di male in peggio. E vai, che bello. Grande Gianni. Complimenti. Un'altra spada rivelatrice, proprio delle carte stupende. Boh, raga, io mi sto solo difendendo, non so che fare. Questo cambia l'attacco a difesa di continuo. Ci avrà qualche ictus strano. Allora, prendiamo respingi magia cielo. Ora, mettiti qui. Piano, piano, piano. Fardello del potente. Attiviamo un altro fardello del potente. Direi di attaccare questa, anche perché se no ci distruggiamo con l'altra. Ora attivo tifone per distruggere questa che è... Ah, no, non era quella di prima, ma va bene. Allora, in attacco... Ora, battle phase, no, e attacchiamo questa. Metto ruggito minaccioso coperto e finiamo il turno. Oh, sì, vai, non puoi attaccare, non puoi attaccare, caro. No, allora, questa è bella, raga, questa è molto bella. Attiviamo il tifone così li distruggiamo questa. Ok, e questa se ne va. Oh, ora questo lo evochiamo qui. Andiamo in battaglia. Ci distruggiamo a vicenda. E facciamo anche un po' di danno. Potrei rischiare usando rimozione di limite, ma non me la voglio rischiare. Faccio il chicken e vado con un attacco normale. Ah, può vedere le carte del suo deck, le prime 4 carte, in base al lancio di dadi? E puoi evocarla pure. Certo, certo, puoi evocarla pure. Complimenti. Ragazzi, allora, io lo faccio. Lo faccio. Che mi vada buona...
Ok, ancora non è finita. Cosa c'è? Ok, questa. Ok. A catena ti becchi un po' di danni. E... no, non ci credo. Non ci credo, ragazzi. No, no. Ma cosa? Non è reale sta cosa. Non è reale. Non è reale. Non può essere vero. Sì, di male in peggio, vai. Ah, ok. Sì, sì, è fatta. Ok. Perfetto, è fatta. Evoca. È fatta. Battle phase e attacco e ho vinto. Wow, che duello. Non ci posso credere, ho perso. Peccato. Bravo, signor Greger, è stato un duello esplosivo. Hai detto che stavo cercando una ragazza. Quello era ovviamente un ragazzino. Siamo state vittime di un piccolo scherzo d'identità. Luna deve avere un gemello. Più tardi da Rex Goodwin. Il detector, pensa proprio che geniale. Non ha segnalato nessuna NRD dal ragazzino che stava duellando, ma ha ricevuto un segnale da una ragazza in tribuna. Tenetela d'occhio. Così finisce. Va bene, perché basta per oggi. Per oggi sono piuttosto soddisfatto di quello che ho combinato. Quindi ragazzi, il video termina qui. Spero che i duelli vi siano piaciuti, vi abbiano titillato la papilla. Come sempre vi ringrazio ovviamente per aver seguito il video. In descrizione il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!